Siamo qui con il numero 3 della Lega Nettuno, Origlia, vittoria per 5-1, autore tra l'altro di una doppietta. Le volevo chiedere, bella vittoria, le sensazioni a caldo? Sensazioni a caldo, era importante vincere questa partita, sono felice per la doppietta, ma l'importante erano i 3 punti e per la squadra, sono contento per la squadra. Pensa che possiate vincere il campionato? Guarda, su questo non te lo so dire, partita per partita vedremo e ci impegneremo sempre di più. Siamo qui con Gabriele Caponi, direttore sportivo della Lega Nettuno, un'altra vittoria, faticata ma meritata. Quali sono le sensazioni a caldo e l'obiettivo principale della stagione? Buonasera a tutti, l'obiettivo principale della stagione è quello di stare il più in alto possibile, giocarcela tutte le partite al massimo come stiamo facendo. Oggi era importante confermarsi perché veniamo da una bella prestazione a Gaeta e quindi ci tenevamo a fare bene qui in casa. Siamo partiti subito con un gol di svantaggio, però la squadra ha reagito bene e abbiamo recuperato, la partita sarebbe sotto controllo e quindi oggi bene. Dobbiamo continuare così, guardare partita dopo partita, l'obiettivo è sempre i 3 punti. Siamo qui con Sabelli, il numero 10 della Technology. Sta una partita difficile, campo difficile, risultato forse anche esagerato. C'è stata però la prestazione. Quali sono le cose positive e negative da prendere da oggi? Allora, le cose positive è che siamo una squadra giovane e non molliamo fino all'ultimo. Le cose negative è che è un campo ostico, come hai detto tu, e gli errori ci sono stati e da quello dobbiamo ripartire. E noi siamo, ripeto, una squadra giovane, prima di tutto dobbiamo salvarci, quello è il primo obiettivo, essendo una squadra che ha vinto il campionato di Serie D, e ce la giocheremo con quelle di bassa classifica, quelle alte, le prime, la Lega Nettuno e il Frosinone, secondo me sono di un altro passo. Conferma quindi l'obiettivo stagionale, quello della salvezza? Sì, noi non ci nascondiamo, prima di tutto dobbiamo salvarci, poi a fine anno tireremo le somme e vedremo se potremo stare lì su, ce la giocheremo, altrimenti l'importante è salvarci comunque.